Dal Vangelo di Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Sorelle e fratelli carissimi, nelle ultime due domeniche l'Evangelista Marco ci ha presentato la giornata tipo di Gesù, ciò che Gesù compie dal mattino fino alla sera, prima la sua preghiera nella sinagoga, insieme a tutta la comunità, all'interno della quale guarisce un uomo posseduto da uno spirito impuro, per ricordarci che le difficoltà, la presenza del demonio può esserci anche all'interno della Chiesa, non soltanto all'esterno. Poi il passaggio nella casa di Simone e di Andrea, dove la comunità presente gli raccomanda la suocera di Pietro che era a letto con la febbre. Questa febbre impediva alla donna di mettersi a servizio, a disposizione delle persone. Gesù la guarisce per simboleggiare che se stiamo in buona salute, ciò che dobbiamo fare è metterci al servizio gli uni degli altri. Quindi, quando il sabato termina, esce fuori dalla casa di Simone e di Andrea per incontrare l'umanità malata, per guarire le persone che erano inferme, ma anche per dire una parola buona, una parola bella, un Vangelo, una buona notizia a tutti coloro che si erano radunati. Quindi l'insegnamento dell'Evangelista è che prima noi dobbiamo curare il nostro interno, la comunità ecclesiale, la sinagoga e la casa, ma poi è necessario incontrare tutta l'umanità, ogni uomo e ogni donna, perché Gesù è venuto a portarci il suo Vangelo per tutti. Infine Gesù va a dormire come tutti, ma al mattino, mentre gli altri ancora dormono, lui si alza e va a pregare in un luogo solitario, perché è nella preghiera che trova la capacità di capire ciò che deve fare, ciò che è bene per lui e bene per il mondo, come fare per mettere in pratica la volontà del Padre. Marco, in questa sesta domenica del tempo ordinario, ci presenta la guarigione di un lebbroso. E provvidenzialmente questa sesta domenica del tempo ordinario capita l'11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes e giornata del malato, 32esima giornata del malato, il cui titolo è «Non è bene che l'uomo sia solo, guarire il malato guarendo le sue relazioni». Invece il lebbroso non poteva avere relazioni. La lebbra era una malattia che non conduceva immediatamente alla morte, ma che pian piano disfaceva il corpo, lo rendeva brutto, lo rendeva deforme, lo consumava giorno per giorno, momento per momento, e impediva, proprio perché contagiosa, qualunque tipo di contatto, non solo con la società, ma anche con i familiari. Quindi impediva il lavoro, impediva anche gli affetti. Il lebbroso doveva allontanarsi
dalla sua casa, dal suo paese e andare ad abitare in luoghi deserti. Ecco perché siamo qui, in questo scorcio della zona di Crocetta a Castel Frentano, proprio per indicare il deserto e oppure abitare nei boschi. Qualcuno gli avrebbe portato da mangiare e lo avrebbe lasciato a distanza e il lebbroso sarebbe andato in seguito a prendere quel cibo per sostenersi. Noi forse non abbiamo esperienza diretta della lebbra, ma quello che abbiamo vissuto nel tempo del Covid un po' può farci capire la situazione degli uomini e delle donne che avevano la lebbra al tempo di Gesù, specialmente nel primo periodo del lockdown più stretto. Quando qualcuno in famiglia si ammalava, doveva essere messo in un luogo isolato della casa, i suoi vestiti dovevano essere lavati a parte, il suo cibo doveva essere preparato a parte, i piatti dovevano essere diversi e soprattutto non ci si poteva abbracciare, non ci si poteva toccare, non si poteva stare insieme, non si poteva condividere la quotidianità della vita, non si potevano esprimere gli affetti che avevamo nel cuore. Il lockdown, che ci è pesato tanto, è stato alleviato da una parte dai mezzi di comunicazione sociale e dall'altro dalla sua brevità. Tutti speravamo che in pochissimo tempo le cose potessero tornare normali. Per il lebbroso, al tempo di Gesù, la sua segregazione era senza limite, era per tutta la vita, la lebbra era considerata inguaribile e quindi riuscire a guarire la lebbra era come risuscitare una persona. Il lebbroso, infatti, era come un morto vivente. Nessuno degli uomini poteva intervenire, soltanto Dio, tanto che il re di Israele, quando ricevette dal re di Damasco una lettera in cui gli chiedeva di guarire il suo generale Naaman dalla lebbra, si stracciò le vesti e disse: «E mica sono Dio io per poter guarire dalla lebbra». Vivendo isolati, nessuno poteva avere contatto con loro, ma se sbadatamente qualcuno si fosse avvicinato, il lebbroso immediatamente doveva urlare: «Fermati, allontanati, io sono una persona immonda». Invece, cosa vediamo che il Vangelo ci racconta oggi? Un malato, un lebbroso, che andando contro la legge di Israele si avvicina a Gesù. E poi vediamo che anche Gesù, andando contro, trasgredendo la legge di Israele, si avvicina al lebbroso. Il lebbroso, come primo gesto, si mette in ginocchio, si prostra davanti a Gesù. Ne avrà sentito parlare di Gesù, però non lo conosceva, non aveva mai scambiato con lui una parola, non sapeva come Gesù potesse reagire. Però si gioca l'ultima carta, vive l'ultima speranza, si inginocchia davanti a Gesù riconoscendolo come Dio e gli chiede non di essere guarito, ma appunto di essere purificato. E Gesù prima stende la mano su di lui e poi lo tocca. Ma prima di stendere la mano e di toccarlo, Gesù ha compassione di questa persona, si mette nei suoi panni, ma nello stesso tempo si indigna perché quella persona e tutta la popolazione di Israele avevano una concezione sbagliata di Dio. La lebbra, infatti, allontanava non solo dagli uomini, ma anche da Dio. Nella mentalità degli antichi, se tu avevi una malattia, era perché avevi commesso un peccato, eri andato contro il Signore
E se la tua malattia era la lebbra, vuol dire che avevi fatto qualcosa di straordinariamente cattivo, qualcosa di straordinariamente brutto, tanto che non potevi più entrare nemmeno nel Tempio e quindi non potevi incontrare il Signore. Ma se non incontri il Signore, non puoi essere guarito. Ecco allora che Gesù si indigna con questa mentalità che presenta una faccia distorta, deformata del Signore, di Dio, che invece è un Padre che vuole bene a tutti e che offre a tutti la possibilità di sentirsi amati, a prescindere dal sesso, dalla religione e dalla situazione di salute che stiamo vivendo. Ed ecco allora perché Gesù stende la mano come si dice che faceva Dio nell'Antico Testamento per guidare il popolo ebreo, per poter salvare il popolo ebreo dai suoi nemici, scagliandosi non contro le persone ma contro le situazioni negative, proprio come fa Gesù qui, che si scaglia contro la lebbra mandandola via, purificando questo uomo che ne era posseduto. Ma Gesù non si limita alla parola e a stendere la mano, tocca, accarezza questa persona, quasi la abbraccia, come farà poi San Francesco quando si convertirà a Dio. Proprio abbracciando il lebbroso inizierà la sua nuova vita di figlio di Dio e di credente. Gesù quindi con questo gesto dice: lo voglio, sii purificato. Questa persona comincia una nuova esistenza, questa persona rinasce, la sua pelle diventa bella, morbida come quella di un bambino. E a questa persona Gesù in questo momento dice una cosa che non ci saremmo aspettati, in una modalità che non ci saremmo aspettati. Il testo greco dice che quasi gli urla contro, quasi gli ringhia e lo caccia via, quasi prendendolo a pedate. Perché? Perché vuole far capire a questa persona che non può ricadere nella vecchia visione di Dio, nella vecchia visione della religione. Deve essere un testimone, un annunciatore di un Dio buono, il Dio che Gesù gli ha fatto sperimentare. E in effetti questo uomo, allontanandosi, racconta a tutti il fatto, racconta a tutti la buona notizia di cui è stato oggetto principale, racconta a tutti l'amore di Dio per tutti in ogni circostanza, dicendo: io ero lebbroso, secondo la regola, secondo la nostra religione, io dovevo essere tenuto da parte, Dio non si doveva interessare di me. Invece, attraverso Gesù, suo figlio, si è interessato di me, mi ha mostrato il suo amore e mi ha guarito. E io non posso fare a meno di annunciarlo e testimoniarlo a tutti voi. Quando lo dobbiamo fare questo? Sempre e ovunque, nella quotidianità della nostra vita, come ci dice San Paolo nella seconda lettura: sia che mangiamo, sia che beviamo, sia che lavoriamo, sia che facciamo qualunque altra cosa, in tutto dobbiamo agire e parlare come agisce e parla Gesù. Quindi superiamo ogni senso di colpa, ricordiamoci ciò che Giovanni dice nella sua prima lettera: se anche il tuo cuore ti rimprovera, sappi che Dio è più grande del tuo cuore. Se anche la tua coscienza ha qualcosa da dirti, sappi che Dio è più grande della tua coscienza. Affidiamoci al Signore che può guarire qualunque tipo di lebbra noi possiamo avere, qualunque tipo di insensibilità che ci rende
incapaci di riconoscere il bene e il male, come il lebbroso non è più capace di sentire il freddo e il caldo. E affidandoci al Signore, lasciamoci purificare per diventare creature nuove, capaci di annunciare e testimoniare il fatto, l'amore di Dio Padre per tutti, la salvezza per tutti.